Oggi parliamo di bioimpedanziometria, in particolare andiamo ad analizzare un valore che è la TBV, Total Body Water. Andiamo a vedere che però si può distinguere in due parametri, solitamente indicato nelle bioimpedanziometria. Questo esame, come ben sai, è utilizzato per calcolare la massa magra, la massa grassa, la corporea ed altri valori. Allora, Total Body Water, quindi TBV. Si può distinguere in due modi, ICV, cioè l'acqua intracellulare, e ECV, l'acqua extracellulare. Cosa vogliono dire questi due parametri? Allora, appunto, se l'ICV è alta, vuol dire che hai un'alta acqua intracellulare. In questo caso è molto buono, perché vuol dire che le tue cellule sono idratate. Questo va benissimo, sia che tu voglia massimizzare la sintesi proteica, o che comunque vuoi avere un corpo bello, snello e asciutto. ECV, invece, l'acqua extracellulare, se alta è un problema. È un problema perché vuol dire che è ritenzione idrica, cioè l'acqua è trattenuta fuori dalle cellule, quindi l'acqua interstiziale, possiamo dire, ok? Quindi ci sono donne che hanno ritenzione idrica e lo possono vedere bene perché magari hanno una total body water alta, ma hanno anche un ECV alta, cioè un'alta acqua extracellulare, quindi acqua negli interstizi e quindi c'è ritenzione idrica. Come si abbassa? Allora, quello che io faccio, lo tratto, appunto, ho fatto questo video perché anche l'altro giorno in consulenza, l'ennesima donna ginoide in particolare, che è, diciamo, il mio ambito in cui mi sono specializzato, non capiva bene cosa vuol dire ICV e ECV. Quindi, se vuoi capire meglio, ti invito a prenotare una chiamata giusta di 10-15 minuti per valutare poi di fare la consulenza. Commento ok se sei interessata.